Francesco Montanari, siamo al Teatro Eliseo di Roma, tu fai parte della nuova stagione, insomma lo spettacolo si chiama Americani e fa parte della trilogia che il direttore Luca Barbareschi ha voluto dedicare a Mamet, raccontaci tutto. Ma sì, Americani è un testo molto bello di David Mamet, forse che poi l'origine è Glengarry Glen Rose, ed è un testo che lui ha scritto nel 93, credo, 93-94, messo in scena, aspetta che c'è un Marco D'Amore dietro che mi fa lo moonwalking. C'è un Marco D'Amore che disturba. Walking al contrario. E niente, è un testo molto bello, molto bello. Sono cinque uomini e Mamet mette in scena cinque animali, insomma, c'è la brutalità della sopraffazione, della mercificazione dell'umano, anche molto divertente, una grande ironia. E mi ha colpito molto quando Luca me l'ha proposto, perché io avevo visto il film, avevo letto il testo all'Asilio d'Amico di qua di là, però non l'avevo mai fatto. Devo dire che studiandolo è proprio efficace, perché riconosco delle dinamiche, dei meccanismi umani che si attivano sull'autoaffermazione, soprattutto in quest'epoca dove contano soltanto i risultati che fai, non conta la saggezza che tu puoi avere, l'esperienza umana. Quindi si tende sempre a sgomitare e a schiacciare il più debole, ed è anche un discorso generazionale. Io interpreto il più giovane che, guarda caso, in questo ambiente è quello più forte, più impavido, semplicemente perché ha più pelo sullo stomaco, nonostante sia giovane, e non gli interessa dell'esperienza dell'adulto. Molto bello però. Senti, insomma, è praticamente una lotta all'ultima vendita, no? Perché sono, diciamo, degli agenti immobiliari, e quindi, come hai detto te, insomma, che cosa si può imparare da una cosa del genere, da uno spettacolo del genere? Guarda, cosa si può imparare? Secondo me è una buona occasione per rispecchiarsi in atteggiamenti, poi ovviamente questo è parossismo, insomma, sono personaggi estremi, però nel quotidiano almeno riconosco delle mie modalità che si attivano nel voler a tutti i costi ottenere un risultato e cosa sei disposto a perdere o sacrificare per quel risultato stesso. Quindi potrebbe essere un bello specchio in piccolo di noi tutti. Senti, oltre a Americani, ti rivediamo al cinema o in televisione prossimamente? Sì, al cinema, sì. Ho un film in uscita di Daniele Vicari, Sole, cuore, amore, con Isabella Aragonese, che uscirà ovviamente dopo settembre. Speriamo, adesso stiamo aspettando la risposta di Venezia, insomma, speriamo, incrociamo le dita. Posso chiederti due cose sul tuo ruolo nel film? Sì, sì. Niente, questa è una storia di speranza, insomma. Io e Isabella siamo sposati, abbiamo quattro figli a carico, io perdo il lavoro e lei viviamo a Torvaglianica, vicino a Roma, lei trova lavoro come barista a Roma. Quindi ciò significa svegliarsi alle 4, prendere 8 autobus, andare al lavoro, dopo 12 ore distruttive tornare a casa, quindi io faccio il mammo, diciamo. Però non c'è vittimismo, non c'è pietismo, ho visto il film, è molto, ti lascia veramente frastornato, sono eroi quotidiani ed è una bella esperienza. Senti, per chiudere posso farti gli auguri per il tuo matrimonio con Andrea De Logu? Sì, assolutamente, noi tra l'altro ci siamo già sposati il 24 maggio, adesso il 25 giugno andiamo in scena, facciamo questa festa. Ah, fate la festa adesso? Sì, facciamo il 25 giugno, sì. No, siamo felicissimi. Quindi ci credi al matrimonio? Io sì, mi sono sposato. Devo dire che poi noi conviviamo da 3 anni, quindi paradossalmente non dovrebbe cambiare nulla, però in realtà psicologicamente acquisisci la consapevolezza giorno dopo giorno che sei marito e moglie, ma c'è molta gioia in questo. Quindi cambia qualcosa. Io lo consiglio. Lo consiglio. Bambini? Sì, vogliamo, non adesso, è nei progetti. Grazie mille. Grazie.